quando hanno dovuto colpire obiettivi di terra. Mi chiedo cosa avranno pensato i militari NATO dopo aver saputo che il loro bombardamento aereo in Afghanistan provocò la morte di 11 bambini e 2 donne. Noi abbiamo idea di cosa voglia dire bombardare una città? Abbiamo idea delle conseguenze di un bombardamento aereo? Io credo di no, e credo che le immagini in certe situazioni valgano più di 1000 parole e svelano molto più del detto, mostrandoci la realtà per com'è, cruda e a volte senza senso. Questi sono bombardamenti. Deputati, non è consentito. E bombardamenti a deputati, Gaza, cortesemente, o abbassate i cartelli o chiedo ai commessi di intervenire. Deputati. Cortesemente, abbassiamo i cartelli. Abbassato. Cortesemente. Bene. Abbattiamo, abbassiamo i cartelli. Vi invito a non ripeterlo e farò presente questo episodio alla Presidente. Adesso può continuare, grazie. Oltre alle immagini, credo siano importanti anche le testimonianze di chi la guerra l'ha vissuta e l'ha combattuta sul campo. E immagino tanti giovani partire con tanti ideali, con l'assoluta certezza di essere dalla parte del giusto, di essere quelli buoni, quelli che salvano il mondo e quelli che lo rendono migliore. Recentemente ho trovato un'intervista di Mike Prisner, un veterano della guerra in Iraq, che diceva: «Provo senso di colpa ogni volta che vedo una madre con i suoi figli, come quella che piangeva istericamente gridando che eravamo peggio di Saddam mentre l'obbligavamo ad uscire da casa sua. Provo senso di colpa ogni volta che vedo una ragazzina come quella che ho preso per un braccio e arrestato per strada, dato che ci è stato detto che dovevamo lottare contro i terroristi. Il vero terrorista ero io, ed il vero terrorismo era questa occupazione. Quelli che ci mandano in guerra non devono premere il grilletto o usare mortai, non devono lottare nella guerra, devono solo venderla, la guerra. Hanno bisogno di un pubblico disposto ad inviare, a mettere in pericolo i nostri soldati. Hanno bisogno di soldati disposti ad uccidere, ed essere uccisi senza obiettare. Possono spendere milioni in una bomba, possono inviare l'ultimo soldato in qualsiasi parte del mondo. E la classe dominante, che ottiene benefici dalla sofferenza umana, si preoccupa solo di espandere la propria ricchezza e di controllare l'economia mondiale. Capite che il suo potere sta solo nell'abilità di riuscire a convincerci che la guerra, l'oppressione, l'esplosione è nel nostro interesse. Essi capiscono che la loro ricchezza dipende da questa abilità di convincerci a morire per controllare il mercato di altri paesi e convincerci ad uccidere o morire è il perno del loro lavaggio del cervello. Convincerci che siamo superiori». La superiorità è sempre stato un cruccio dei paesi occidentali e l'armamento era ulteriore prova di grandezza e superiorità. Anche i cacciabombardieri F-35 non sono da meno, mettendosi tra i primi posti per quanto riguarda la tecnologia. Per esempio l'F-35 modello A include un cannone a 5 cane da 25 mm con 180 colpi. Il modello B include lo stesso cannone a 5 canne con 220 colpi. Internamente saranno inseriti fino a 2 missili aria-aria e 2 armi aria-terra. Nel modello A vengono inserite fino a 2 bombe da 910 kg, nel modello B avremo 2 bombe da 450 kg l'una. Nel momento in cui leggo, mi chiedo come si possa chiamare un armamento del genere di difesa. Credo che missili aria-aria e bombe aria-terra non si possano che considerare vere e proprie armi di attacco. Quindi i cacciabombardieri F-35 sono aerei d'attacco. Questi armamenti porteranno alla dimostrazione di quanto la Costituzione possa essere calpestata, ripudiata e offesa. Non esiste solo l'articolo 11, esiste anche il concetto di pace più volte ricordato come strumento di armonia tra le nazioni, come assenza di tensioni e di conflitti. Noi chiaramente voteremo a favore della nostra mozione e contro le altre mozioni, vuote e subdole, perché riteniamo che la pace debba essere un valore unico, condiviso, un valore prezioso che deve essere tutelato e che si deve soprattutto tramandare alle prossime generazioni. Su questo tema, 5 anni fa, 1300 bambini di Pavia hanno giocato a riscrivere il finale della canzone La guerra di Piero, del cantautore Fabrizio De André, immedesimandosi nel soldato Piero e nel nemico col suo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore, dipingendo immagini di pace e immagini di guerra, riflettendo sul significato dell'essere straniero, sui problemi e sulla ricchezza della diversità, sulle nostre piccole guerre quotidiane, sui bambini che nel mondo sono costretti ad imbracciare le armi. Immagino che tanti colleghi abbiano apprezzato un grande cantautore come De André, che assieme alla ballata dell'eroe ha espresso in poesia la sua forte convinzione antimilitarista. Quindi faccio un appello, soprattutto al Partito Democratico: siate disobbedienti,
Siate sfrontati, siate coraggiosi e votate questa mozione, perché la priorità rispetto al programma F35 deve essere il lavoro, e questo non lo dico io, ma il programma del Partito Democratico che voi avete sottoscritto e dovete onorare. Mi sento di chiudere con la versione di una bambina di questa rivisitazione della guerra di Piero, Carola, che con grazia e delicatezza ha interpretato la guerra, confermandone attraverso occhi da bambina la sua inutilità. Ad un certo punto si sente sparare ed ecco che Piero si lascia mollare, ecco che scivola stravolto per terra e sul terreno morbido a terra, e mentre sta per fermarsi il suo cuore prova emozioni di ogni colore. Vede la pace che attraversa il mondo e le persone che cantano in tondo, e con un sorriso lui prova a morire e si trasporta senza soffrire, dove si gioca e si corre felici e tutti quanti diventano amici. Grazie. Grazie. È iscritto a parlare il deputato Artini. Ne ha facoltà. Grazie Presidente, colleghi. Anche oggi, di nuovo, ci troviamo davanti alla pavidità di parte di un Parlamento, davanti a un largo accordo che rovina completamente il nostro Paese, accordo che è basato sul ricatto, un ricatto che serve a garantire la stabilità a questo governo che è decisamente scarso. Dopo 3 giorni di discussioni, di riunioni, di speranze, ci troviamo davanti ad un ricatto parlamentare che ha partorito l'ennesimo progetto che, ripeto, affossa il nostro Paese. Dopo anni che con fatica i comitati e i cittadini reperiscono informazioni per mostrare come questo programma sia assolutamente fallimentare, ci troviamo dal loro portavoce a poter fermare concretamente una spesa che è folle per tutti.